Marx idealista non è soltanto una provocazione, ma è l'oggetto di studio al centro del mio saggio Marx idealista, che potete vedere qua, Marx idealista per una lettura eretica del materialismo storico. L'opera che è uscita per l'editore Mimesis nel 2018 e che poi è stata pubblicata anche nella sua versione francese e spagnola, è un tentativo di affrontare una vexata questio della storia delle interpretazioni che riguarda il marxismo inteso nel suo rapporto con l'idealismo classico tedesco, ma poi segnatamente la presenza dell'idealismo nell'opera di Marx, in particolare a partire da quella definizione che Marx stesso dà di sé come allievo di Hegel, ampiamente nota, ancora nel Capitale Marx si autoqualifica come allievo di quel grande pensatore, quindi rivela come anche al netto della cosiddetta rottura epistemologica con la quale, stando a Althusser, Marx avrebbe chiuso i conti definitivamente con la filosofia classica tedesca, in realtà si consideri ancora in qualche modo dipendente da quell'insegnamento. Ecco, il libro si presenta nella forma di disiecta membra, di saggi sparsi, che hanno però per nucleo portante questa lettura eretica del materialismo storico, come recita il sottotitolo, per una lettura eretica del materialismo storico. È il tentativo di appunto rileggere alcuni passi cardinali dell'opera di Marx, il manifesto del Partito Comunista, il Capitale, l'ideologia tedesca, in questa chiave che pone in relazione Marx con l'idealismo classico tedesco, poi analizzando anche il rapporto che lega Marx ad autori della costellazione idealista come Fichte e Hegel. E poi anche prende in esame nella parte conclusiva alcune interpretazioni che sono state date di Marx da un punto di vista che genericamente definirò idealistico. E qui ho esaminato soprattutto la lettura di Giovanni Gentile, quella di Martin Heidegger, quella di Antonio Gramsci e quella di Costanzo Preve. Quella di Costanzo Preve. Ecco, il libro si pone poi nel solco di una mia ricerca iniziata tempo addietro, che trova il suo cominciamento nell'opera Bentornato Marx del 2009, poi prosegue in un altro testo del 2013 che si intitola Idealismo e prassi, Fichte, Marx e Gentile. Ora, l'idea di fondo del mio testo, o meglio dei saggi che compongono questo testo, è che il pensiero di Marx, che pure continuamente, direi quasi ossessivamente, tende a presentarsi come una forma di materialismo, anche se, come è noto, il termine historischer Materialismus non è di Marx ma è di Engels. Marx parla invece di materialistische Geschichtsauffassung, la concezione materialistica della storia. Ebbene, nonostante questo richiamo quasi maniacale all'idea di materia, resterebbe a giudizio del sottoscritto quello di Marx un fondo metafisico idealistico, a tal punto che dobbiamo interrogarci, ed è quello che prova a fare il libro, su cosa si debba intendere quando si parla di materia nell'opera di Marx, a che tipo di materia fa riferimento Marx quando parla di materia in riferimento alla propria filosofia di concezione materialistica della storia. Ebbene, la tesi che ho provato a sviluppare nel mio libro, dicevo, è che quella di Marx sia una metafisica idealistica centrata su una originale ridefinizione della concezione hegeliana della totalità, das Wahre ist das Ganze, il tutto è il vero e l'intero, la verità e l'interezza, ma poi anche con forte incidenza della filosofia fichtiana della prassi, della filosofia fichtiana della Tathandlung, dell'atto in atto, appunto l'idea del fare, l'io ponente il non io e l'io che determina il non io mediante l'agire.
Quindi, in sostanza, il tentativo di questo libro è di porre in connessione Marx con l'idealismo, leggendone contropelo alcune opere e provando anche a ripercorrere alcune autorevoli interpretazioni che sono state fornite in questa direzione. Nell'ideologia tedesca, Marx, come sappiamo, opera che poi verrà pubblicata solo nel Novecento e che in realtà venne abbandonata alla critica dei topi che rosicchiarono il manoscritto, che infatti manca ad oggi di alcune pagine. Nell'ideologia tedesca, Marx dice di voler abbandonare il terreno della filosofia e segnatamente presso quella della filosofia dell'idealismo hegeliano presso cui si era formato, presso cui si era istruito. In particolare, Marx nell'ideologia tedesca, secondo l'interpretazione che ho proposto, viene maturando un movimento contraddittorio. Per un verso dice di aver abbandonato il terreno della filosofia, den Boden der Philosophie verlassen. E per un altro verso, in realtà, ricade continuamente nel terreno della filosofia e segnatamente di quella hegeliana, a tal punto che ancora nel Capitale dirà di essere allievo di quel grande pensatore. Appunto, è un tema che costituisce un riferimento costante nella Marx-Forschung, il fatto che categorie come quella di totalità, das Ganze, come quella di ancora dialettica, come quella di prassi, come quella di appunto divenire, come quella di contraddizione, rivelino come Marx, nonostante le sue autocertificazioni, persista ancora sul terreno dell'idealismo classico tedesco e come in qualche modo la fobia anti-idealistica nasconda in realtà anche una volontà di esorcizzare la presenza di un tema, di un filone, quello idealistico, che continua a essere ben presente nella riflessione marxiana. Tanto più Marx vuole separarsi da Hegel, tanto più in realtà resta sul terreno dell'hegelismo di cui continua più o meno apertamente a nutrirsi. Del resto, non dico nulla di nuovo se affermo che per Marx, come per Hegel, la realtà è Wirklichkeit e non Realität, quindi è processo diveniente, non morta d'attità, è un processo nel cui ritmo si danno alienazioni e disalienazioni, l'alienazione e la sua restituzione, come dice la fenomenologia dello spirito di Hegel. Del resto è Marx stesso nei manoscritti parigini, che saranno anch'essi pubblicati solo nel Novecento, anche se sono scritti nel 1844, a celebrare Hegel per due motivi: in primis per aver scoperto il tema del lavoro come fondamento antropogenico dell'essere al mondo dell'uomo, e in secundis per aver scoperto il continente storia, come potremmo dire con Althusser, cioè per aver valorizzato la storia come luogo del divenire vero del vero, o come, se preferite, processo di alienazione, di disalienazione, mediante il quale lo spirito perviene a se stesso. L'umanità, dal punto di vista hegeliano, è un soggetto indiviso che diventa consapevole di sé e della propria identità con la sostanza, il vero come sostanza, direbbe ancora Hegel nella fenomenologia, il vero come soggetto e non solo come sostanza, e quindi questo tema ritorna ben presente, appunto, dicevo, nella filosofia marxiana. Del resto anche le 11 tesi su Feuerbach, che sono state variamente lette dallo stesso Althusser come l'esodo di Marx dalla filosofia, come il trapasso di Marx verso una concezione rivoluzionaria e post-filosofica, in realtà nella mia lettura, che qui sviluppo riprendendo temi che più diffusamente avevo sviluppato in Idealismo e Prassi, in realtà è una rilettura totogenere idealistica della filosofia, dove si contrappone un materialismo rispecchiante, quello di Feuerbach, che ha nell'anschauen, nel, come dire, nell'intuire, nel vedere
passivamente l'oggetto, il proprio fondamento, e si contrappone a questo materialismo rispecchiante una concezione pratica che è Marx stesso nelle prime tesi a mettere in relazione con la Tätigkeit, lato attivo scoperto dall'idealismo. Per l'idealismo e solo per l'idealismo si tratta di sostituire la passività del realismo o materialismo che dir si voglia con il fare pratico. Ecco, Fichte per primo ha dischiuso questa prospettiva ed è in chiave fichtiana che rileggo anche l'undicesima delle tesi su Feuerbach, che è una riscrittura dell'antagonismo fichtiano tra il dogmatismo che solo legge passivamente il mondo e l'idealismo che invece opera per trasformarlo. Ecco, allora, la stessa dottrina del modo della produzione che Marx sviluppa segnatamente, secondo Althusser, dopo la rottura epistemologica, in realtà, ha una sua ben radicata persistenza del nesso idealistico della soggetto-oggettività, kein Objekt ohne Subjekt, per dirla alla maniera idealistica. Non c'è oggetto senza il soggetto, come viceversa non c'è soggetto senza l'oggetto. L'umanità pensante agente, da una parte, il soggetto è il mondo pratico storico delle sue obiettivazioni, l'oggetto dall'altro, tema del quale dirà puntualmente Gramsci nei Quaderni del carcere, quando spiegherà che l'identità, la relazione tra strutture e superstrutture, relazione che Gramsci paragona a quella tra lo scheletro e la pelle all'interno del corpo, è una relazione tale per cui in realtà non ci sono strutture senza le superstrutture, non ci sono superstrutture senza le strutture, c'è cioè un nesso, un blocco omogeneo, dice Gramsci, che è un modo idealistico per dire poi che non c'è una struttura come un Dio ascoso che sta in parte e poi viene anche pensata, ma la struttura è già sempre in qualche modo mediata dal pensare, quindi dai modi storici e concreti del nostro pensare. In sostanza, come ci ricordano i manoscritti parigini, la società, cioè la struttura materiale, economica, determina le azioni e i pensieri degli uomini, ma è pur sempre essa stessa un prodotto dell'umana praxis, e quindi una forma, diremmo fichtianamente, di determinazione del non io da parte dell'io, l'ich che pone se stesso e si pone come determinante, als bestimmende, come determinante il non io. Torno per un istante al tema della materia, un tema sviluppato anche con attenzione da Martin Heidegger e da Costanzo Preve, di che tipo di materia si tratta quando si parla di materialismo di Marx. Non certo la materia fisica delle biologie, delle scienze, dell'intelletto astratto, direbbe Hegel. Non è di questo che parla Marx. La materia in Marx allude invece alla concretezza materiale dei rapporti della produzione immanenti alla capitalistische Produktionsweise, al modo capitalistico della produzione, e dunque allude a una totalità concreta che è data dal nesso vivente tra le strutture e le superstrutture, nell'effettivo blocco storico quale realmente è. Ecco perché la tesi che propugno in questo testo è quella secondo cui il sempre ribadito materialismo di Marx coincide in realtà con un idealismo della totalità concreta e della storia universale. Sotto questo riguardo condivido appieno la posizione del Gentile, il quale diceva che Marx è un idealismo nato, è un idealista nato, e che la metafisica di Marx è quella della prassi idealistica. Sotto questo riguardo bisogna essere ben precisi nel mostrare i luoghi che ci permettono di sostenere ciò, e abbiamo provato a farlo nel corpo del nostro testo. Il primo capitolo è un confronto serrato con l'ideologia tedesca, a partire da una definizione che Marx stesso dà del proprio lavoro, quando dice che si tratta di una scienza tedesca. Parto da questa piccola nota filologica che però mi pare importantissima, una lettera del 20 febbraio del 1866, lettera nella quale, scrivendo a Engels,
Marx presenta Das Kapital e con esso il proprio pensiero in questi termini: un trionfo della scienza tedesca. Ein Triumph der deutschen Wissenschaft. Cosa vuol dire trionfo della scienza tedesca? Perché questa precisazione geografica? Che senso ha specificare che il trionfo della scienza in questione riguarda la scienza tedesca? E in cosa si distingue la scienza tedesca, supponiamo, dalla scienza francese o da quella inglese? Sospendiamo per un attimo la questione e proseguiamo. Già il 12 novembre del 1858 Marx annuncia che uno dei compiti per il futuro consiste nella elaborazione di una economia come scienza im deutschen Sinn, cioè nel senso tedesco. La precisazione geografica tedesca deve essere posta in rilievo soprattutto per differenziam rispetto alla scienza inglese, quella empirica, quella legata alle scienze naturali. La scienza, tedesca è evidentemente la scienza intesa come Wissenschaft propria dell'idealismo. Era stata la filosofia di Hegel a cercare la scienza, si considerino le parti iniziali della fenomenologia dello spirito. L'idea è quella di esporre scientificamente il procedimento del sapere, quello di elaborare una scienza assoluta della verità, una scienza della verità, tema già aristotelico, la scienza della verità e la metafisica, così come la definisce Aristotele, e poi si pensi naturalmente anche a Fichte. Era stato infatti Fichte, a cercare di mettere a tema, proprio fin dall'espressione da lui inventata, una Wissenschaftslehre, una dottrina della scienza, e nel fondamento dell'intera dottrina della scienza, il Fichte aveva proprio messo a tema l'esigenza di superare il carattere di tensione verso il sapere proprio della filosofia per far pervenire la filosofia stessa al carattere di scienza, ecco, di scienza. Quindi, quando Marx dice che la sua è una scienza in senso tedesco, questa espressione non può passare inosservata. Torniamo per un istante all'ideologia tedesca, che è un testo, solitamente viene assunto come il testo soglia che separa il Marx umanista filosofo dal Marx scienziato dei modi della produzione, il Marx con la tunica da filosofo dal Marx con il camice da scienziato, così almeno secondo l'Althusser di L'Irle Capital e di Pur Marx. Ecco, il 1 agosto del 1846 Marx scrive all'editore Lesche di Darmstadt per chiarirgli il piano della Deutsche Ideologie, che è il manoscritto che sarà poi abbandonato, come ricordavo, alla critica roditrice dei topi delle cantine. Il piano dell'opera consiste, dice Marx, nella demolizione della filosofia tedesca, e questa è un'operazione propedeutica per elaborare poi una nuova critica dell'economia politica. Questo, scrive Marx, è necessario per preparare il pubblico al punto di vista della mia economia, la quale si contrappone risolutamente a tutta quanta la scienza tedesca, Deutsche Wissenschaft, fino a oggi. Ecco, quindi Marx qui chiarisce inequivocabilmente cos'è la scienza tedesca. Sta scrivendo all'editore che il piano dell'opera dell'ideologia tedesca sarà una critica serrata della Deutsche, Wissenschaft. E come sappiamo, l'ideologia tedesca infatti è un tentativo di fare il re d'azione con i suoi antichi compagni di filosofia della sinistra hegeliana, come Bruno Bauer, come lo stesso Max Stirner, a cui sono dedicati i tre quarti dell'opera, con Feuerbach stesso, con tutti gli epigoni della filosofia della sinistra hegeliana, i quali appunto rappresentano la Deutsche Wissenschaft, la filosofia tedesca che Marx sottopone a critica dardeggiandoli nell'ideologia tedesca. Quindi Marx nel 1946 ci dice chiaramente che l'opera, l'ideologia tedesca, vuole fare i conti con la Deutsche Wissenschaft e poi nel 1966 e nel 1958 dice invece che la propria è una economia im deutschen Sinn. In Deutschen Sinn, cioè appunto in senso tedesco, e dice che è un trionfo, ein Triumph der Deutschen Wissenschaft, un trionfo della scienza tedesca. Ecco che quindi è come se Marx in qualche modo confutasse ciò che diceva nel 1946. In realtà non ha confutato la scienza tedesca, ma è ricaduto all'interno di quella scienza tedesca. Lui stesso continua ad albergare all'interno di un terreno filosofico idealistico. La formula che usa
nell'ideologia tedesca, den Boden der Philosophie verlassen, cioè appunto abbandonare il terreno della filosofia, si risolve quindi in modo contraddittorio, sostengo nel mio lavoro, in un inconsapevole permanere nella filosofia, dicevo, tedesca e quindi nell'idealismo. Il secondo capitolo del mio volume è dedicato a una lettura idealista di Das Kapital ed è quindi un tentativo di mostrare come anche nel Capitale, il testo su cui Marx dovrebbe essere giudicato, stando ad Althusser, anche nel Capitale vi sono tutta una serie di elementi che ci permettono di mostrare che cosa resti di Hegel e di Fichte anche all'interno della riflessione marxiana e in che senso anche il capitale, l'Hauptwerk di Marx, sia in quanto tale denso di riferimenti idealistici, anzi, secondo la mia lettura, sia essenzialmente un'opera idealistica. Prendo le mosse nel libro da una suggestione di Francis Wen, il quale ha sostenuto che l'Hauptwerk marxiano, il Capitale, debba essere letto come un romanzo gotico alla stregua del Frankenstein di Mary Shelley. Come il Frankenstein mette a tema il modo in cui la creazione degli umani si autonomizza e li signoreggia, così il Capitale di Marx mostra come il capitale, il prodotto dell'umanità, si autonomizzi e signoreggi l'umanità stessa. O come dice Marx testualmente nel Capitale, come nella religione l'uomo è dominato dall'opera della sua testa, così nella produzione capitalistica è dominato dall'opera della sua mano. E quindi, in qualche modo, è il Capitale, questo mostro, questo Frankenstein, che agisce als hätte sie Lieb im Leibe, come avesse amore in corpo, dice Marx citando il Faust di Goethe. I morti dominano i vivi e, appunto, secondo i canoni del romanzo gotico, il modo con cui la creatura finisce per soggiogare a mo' di mostro incontrollabile il proprio creatore. Ecco, e questo è il modo con cui si può anche leggere l'impianto narrativo del Capitale, a partire da quel primo capitolo del Capitale che Althusser sconsigliava di leggere perché troppo filosofico a suo dire, che è infatti quello sulla Warenform, sulla forma merce, che è squisitamente hegeliano nella sua struttura ed è anzi la chiave d'accesso per decifrare l'intera società del capitale, non foss'altro che per il fatto che Marx spiega fin dall'incipit dell'opera che nelle società in cui è dominante il modo della produzione capitalistica abbiamo quella ungeheure Warensammlung, quella inaudita accumulazione di merci che è il fondamento stesso della civiltà del capitale. Che cosa resti allora di Hegel e dell'idealismo? È domanda niente affatto oziosa che ho provato a svolgere anche nel Capitale. Vi è poi una parte, come dicevo, sulle 11 Thesen su Feuerbach, in cui pongo in relazione Fichte e Marx sul tema della prassi, sul tema della prassi, un tema che ha avuto anche un certo dibattito nel Novecento con autori anche molto diversi come Garaudy, per citarne uno, come Tom Rockmore in America, e quindi, come dire, l'oggetto, dice la prima tesi su Feuerbach, deve essere inteso come Gegenstand e non come Objekt, cioè non come un qualcosa di dato materialisticamente, ma come qualcosa di posto, che è contrapposto, Gegenstand, che sta contro al soggetto che l'ha posto come un proprio non io, potremmo dire fichtianamente, come altro da sé, come una obiettivazione storica, diremmo marxianamente. L'ingenuità del materialismo sta, feuerbachianamente, nel pensare invece l'oggetto come datità inerte che deve essere solo rispecchiata. Per questo il punto di vista massimo a cui si spinge Feuerbach è la contemplazione della società borghese così com'è. Se noi invece concepiamo, dice Marx, l'oggetto come Gegenstand, apprendendo ciò dall'idealismo e dalla sua scoperta del lato attivo, Tätigkeit, che Marx valorizza. L'idealismo ha scoperto il lato attivo dell'uomo che il materialismo non conosce, anche se l'ha sviluppato nur abstract, solo in maniera astratta. Bene, dice Marx, se noi
sviluppiamo questa concezione, allora non si tratta di rispecchiare il mondo, anschauen, intuirlo così com'è, si tratta di operare nel mondo per razionalizzarlo, se volessimo dirla in termini hegeliani, far diventare razionale il reale. Ecco perché il punto di vista del materialismo storico di Marx non è il rispecchiamento della società borghese alla maniera materialistico-feuerbachiana, ma è l'umanità socializzata. L'umanità socializzata, cioè la trasformazione del mondo capitalistico di modo che esso sia superato dialetticamente nella nuova configurazione sociale. Ecco perché le 11 tesi di Feuerbach, alla cui luce si possono leggere le vicende che hanno colorato di lacrime e sangue il Novecento, culminano nell'esortazione alla prassi. I filosofi hanno finora soltanto interpretato il mondo, si tratta di trasformarlo. Fichte aveva detto: agire, agire, questo è ciò per cui siamo al mondo, nelle sue lezioni jenesi sul dotto, sulla missione del dotto, Bestimmung des Gelehrten. Marx, diversamente, dice che non si tratta di interpretare soltanto il mondo, ciò che Fichte avrebbe connotato come quel dogmatismo per cui in fondo il nostro io diventa come un pezzo di lava sulla luna, inerte, che non deve far nulla, diceva Fichte, si tratta invece di aderire a un modulo di tipo idealistico per cui il mondo è il risultato del nostro fare, quindi bisogna trasformarlo per razionalizzarlo e quindi fichtianamente l'azione diventa il luogo in cui si manifesta la verità. Marx dice nelle tesi su Feuerbach che la verità è eine praktische Frage, quindi una questione pratica, è nella prassi che si concretizza la verità. E Fichte aveva valorizzato la ragion pratica a tal punto nelle versioni successive rispetto alla Grundlage del 1795, penso alla scienza, dottrina della scienza, nuova metodo del 97 seguenti, ma a tal punto che poi appunto teorizza l'unità pratico-teoretica sotto il primato del pratico, di fatto. Ecco. Vi è poi una parte sulla filosofia della storia di Marx e di Hegel, nella quale provo a mostrare i punti di tangenza tra queste due diverse filosofie della storia, che però hanno molti punti in comune, e poi c'è una parte su Heidegger, lettore di Marx, nella quale mostro come, e poi su questo tema rimando a un altro libro che ho dedicato segnatamente al rapporto di Marx con Heidegger, si intitola La notte del mondo, Marx, Heidegger e il tecnocapitalismo, ma anche in quest'opera, in Marx idealista, c'è una parte su Heidegger, lettore di Marx, se volete uno spicchio di una ricerca più estesa che ho sviluppato poi in La notte del mondo, Marx, Heidegger e il tecnocapitalismo, dove analizzo per cenni qual è come dire, il rapporto di Heidegger con Marx e il fatto che, questo è il punto che mi interessa di più ora rimarcare nel libro, che Heidegger coglie l'essenza idealistica della filosofia di Marx. Nei seminari Heidegger scrive: per Marx l'essere è processo di produzione. Questa è l'idea che egli riceve dalla metafisica, dall'interpretazione hegeliana della vita come processo. Il concetto pratico di produzione può sussistere soltanto sul fondamento di un concetto dell'essere di derivazione metafisica, è quella che Heidegger chiama la tesi della Seinsetzung, del porre l'essere. Dal punto di vista idealistico, che rientra appieno in quella che Heidegger chiama la Seinsvergessenheit, l'oblio dell'essere, l'idealismo tedesco di cui Marx è per Heidegger parte si basa su una particolare figura dell'oblio dell'essere: l'essere dimenticato, in suo luogo c'è l'ente come posto. Se in Cartesio abbiamo l'ente come assicurato dal soggetto cogitante, la Sicherung, l'accertamento, l'assicurazione, potremmo dire, dell'ente da parte del soggetto pensante, con la tesi kantiana dell'essere c'è un ulteriore accentuarsi di questa prospettiva perché l'ente è ora posto dal soggetto. La Seinsetzung idealistica prevede che vi è un ente nella misura in cui è il soggetto a porlo, e Marx rientra appieno, secondo Heidegger, in questa concezione dell'oblio dell'essere perché l'ente, in quanto prodotto nella storia e nella prassi, è posto e quindi necessita di un soggetto che lo ponga in essere. A questo riguardo vi è un passaggio importante che
viene sviluppato da Heidegger nel Brief über den Humanismus, la lettera sull'umanismo di Heidegger del 1946, nella quale lettera sull'umanismo così scrive testualmente Heidegger: l'essenza del materialismo non sta nell'affermazione che tutto è pura materia, nur Stoff, ma piuttosto in una determinazione metafisica, in einer metaphysischen Bestimmung, secondo cui tutto l'essente appare come materiale del lavoro, als das Material der Arbeit. L'essenza moderna e metafisica del lavoro è anticipata nella fenomenologia dello spirito di Hegel come il processo auto-organizzantesi della produzione incondizionata, cioè come l'oggettivazione del reale da parte dell'uomo inteso come soggettività. L'essenza del materialismo si nasconde nell'essenza della tecnica. Ecco, parafrasando Heidegger, il materialismo di Marx è in realtà il vecchio idealismo di Hegel, che presuppone che non tutto sia materia, ma al contrario, che di fatto, come dice Heidegger, tutto l'essente appare come materiale del lavoro, come prassi, come trasformazione, come processo. Questa è l'essenza di un materialismo, quello di Marx, che si fonda in realtà sulla metafisica idealistica, per cui l'oggetto è un divenire, è un processo, è una posizione, sein Setzung. Vi è poi un capitolo, il settimo, dedicato alle radici marxiane dell'attualismo di Giovanni Gentile, dove riprendo alcuni temi, come dicevo, sviluppati poi in Idealismo e Prassi del 2013. Giovanni Gentile, nel suo studio, che raccoglie poi due diverse analisi di Marx, la filosofia di Marx del 1899, Gentile dice: Marx, ripeto, fu e volle essere metafisico. In questo saggio provo in sintesi a mostrare non solo la lettura che Gentile dà di Marx come metafisico idealista, che appunto pensa l'oggetto come posto dal soggetto, la dialettica come sintesi intrascendibile di soggetto e oggetto, ma provo anche a mostrare per cenni come la filosofia di Marx abbia inciso sulla genesi stessa della dialettica attualistica di Gentile, il quale Gentile resta hegeliano, sì, ma in parte anche marxiano nel suo codice metafisico fondamentale, e quindi provo anche a riprendere e a sviluppare una tesi sviluppata ad esempio tra gli altri anche da Augusto Del Noce, il quale diceva, a proposito di Gentile, il rapporto con la filosofia di Marx gli è veramente essenziale, e infatti questo provo a sostenere anch'io, supportato dai testi del Gentile. C'è poi tutta una parte su Marx e Stirner, che è un commentario rapido alle parti dell'ideologia tedesca dedicate a Stirner, e poi c'è la lettura di Gramsci, il capitolo undicesimo è dedicato a Gramsci e la materia di Marx come metafora, perché Gramsci stesso specifica che la materia non deve essere intesa né nel significato quale risulta dalle scienze naturali, fisica, chimica, meccanica, eccetera, e questi significati sono da registrare e da studiare nel loro sviluppo storico, né nei suoi significati quali risultano dalle diverse metafisiche materialistiche. In sostanza, i quaderni del carcere, che non per caso rileggono l'intero materialismo storico con la figura ermeneutica della filosofia della praxis, già a sottolineare l'importanza di questo tema delle 11 tesi su Feuerbach che Gramsci, dopo Gentile, traduce nei quaderni del carcere, e Gramsci lo dice apertamente: quello di Marx non è un materialismo nel senso della biologia e delle scienze naturali, ma è inteso come una analisi delle condizioni materiali, pratiche, storiche, e come una concezione appunto della concretezza storica. Scrive Gramsci: il materialismo storico non studia una macchina per stabilire la struttura fisico-chimico-meccanica dei suoi componenti naturali, ma in quanto oggetto di produzione di proprietà, in quanto in essa è cristallizzato un rapporto sociale, e questo corrisponde a un determinato periodo storico, così nei quaderni del carcere, in particolare pagina 443-444 dell'edizione Einaudi curata da Gerratana. Ecco, potremmo dire che quello di Gramsci stesso è a suo modo un idealismo marxiano nella specificità di ciò che abbiamo detto. Di fatto, appunto, Gramsci valorizza enfaticamente il tema della prassi, della soggetto-oggettività,
del rapporto imprescindibile tra strutture e superstrutture, a tal punto che alcuni autori hanno accusato spietatamente Gramsci, un nome su tutti, Rickers, autore di un importante studio su Antonio Gramsci, il marxismo in Italia, di essere in realtà un idealista al 100%. A parte il rapporto soggetto-oggetto, la materia non interessa a Gramsci, dice Rickers, e quindi vi è in Marx, in Gramsci, questa enfatizzazione dell'elemento idealistico di Marx. Il libro si chiude poi con un tributo a Costanzo Preve, che ha sviluppato in molte sue opere il tema dell'idealismo al 100%, come egli diceva, di Marx. Penso a opere come Un'approssimazione al pensiero di Karl Marx, per dirne una, dove appunto Preve sviluppa proprio l'analisi di Marx come idealista, anche Ripensare Marx del 2007. Ecco, nel 2007 Preve pubblica due saggi importanti che sono Ripensare Marx e poi Un'approssimazione al pensiero di Karl Marx tra materialismo e idealismo, dove sviluppa questa chiave ermeneutica che è quella che ho seguito anch'io sulle orme del maestro Costanzo Preve, che in Italia è stato recentemente quello che più in maniera argomentata ha sviluppato questo nucleo dell'idealismo di Carlo Marx. Ecco, questo è in estrema sintesi poi il contenuto di questo libro, che raccoglie saggi anche di momenti diversi della mia ricerca e che hanno come fulcro proprio l'idealismo di Marx. Così mi spingo a qualificarlo, ben sapendo che è un'espressione anche che potrà apparire come provocatoria, ma infatti per una lettura eretica del materialismo storico il sottotitolo, ma ho provato a mostrare perché, in che misure, su che basi si possa con diritto parlare in Marx di idealismo in maniera non soltanto figurata, ma come reale persistenza di un nocciolo duro da riscoprire all'interno del guscio mistico, anzi materialistico, parafrasando ciò che Marx dice di Hegel, all'interno della filosofia di Marx.